Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 10° episodio di Pokémon Insurgence Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo perso purtroppo il nostro primissimo Pokémon, ossia Magmortar. E ragazzi, finalmente siamo arrivati alla parte 10, che era la parte alla quale mi ero prefissato di arrivare con questa serie. Quindi d'ora in poi, se io perdo, sarò contento di quello che ho fatto. Detto ciò ragazzi, vedete dietro di me il nuovo alunno della classe. Ragazzi, è un po' timido e bruttino, però voglio un'accoglienza da parte vostra e quindi voglio un bel hashtag come volete voi per dare il benvenuto a Quagsire Delta, che è più scarso di Magmortar, molto più scarso di Magmortar, però comunque entrato nel nostro team, quindi facciamogli un grande applauso. Detto ciò ragazzi, vedete che ha come strumento uno strumento genio, attenzione raga, veramente grazie, coppa pirla dell'anno che teniamo qua di fianco per questo giorno. E nulla ragazzi, per l'appunto uno strumento che ho rubato uno Snorlax durante una battaglia e che avanzi. Detto ciò ragazzi, prima di iniziare, oltre a lasciare un bel mi piace per sostenere questa serie, proviamo a raggiungere 150 like. Ragazzi, volevo anche ringraziarvi davvero tanto per il supporto e per i consigli che state dando a questa serie e soprattutto alla mia persona. Sappiate che li metterò tutti in pratica a tempo debito e soprattutto, visto che in questo gioco le cose costano, quando avrò soldi. Perché in questo momento non ho soldi. Ragazzi, però devo anche darvi una notizia, cioè non brutta, però una notizia particolare. Ora, questa qua non è la prima volta che registro, è bensì la seconda, perché purtroppo mi è crashato il gioco mentre stavo registrando. Non so per quale motivo, penso sinceramente di aver premuto per sbaglio il pulsante V dell'autosave che ho ripremuto adesso. Mi ha registrato, mi ha salvato il gioco uno spezzettone all'interno della palestra che si trova proprio qua. Qui ragazzi c'era Damien. Vi faccio un riassunto di quello che è successo molto brevemente. Damien e io stavamo, Damien e il personaggio stavano parlando di Mew e Celebi. E un tizio losco che sembrava secondo me essere parte del team diciamo nemico sicuramente avrà capito che stavamo parlando di Mew e saremmo entrati nell'occhio del ciclone del culto di Kyogre probabilmente. Ho anche affrontato un allenatore all'interno della palestra, fortunatamente senza perdere alcun Pokémon. E nulla, poi lì in due minuti è crashato tutto e niente raga, non so, è morto il gioco. Per fortuna ragazzi, vi ridico, in questo gioco qua barare è decisamente impossibile, quindi non potete neanche rompermi le balle. E nulla, adesso vi faccio vedere anche la palestra ragazzi, è particolare, bisogna entrare all'interno degli alberi da questi buchi, cioè senza un motivo apparente. L'allenatrice che ho affrontato dovrebbe essere, no non è Riku da questa parte, ve la faccio vedere subito così almeno diciamo capite un po' il tragitto che ho fatto più che altro fuori parte. Era questa qui ragazzi, che non può sentirmi. Non può sentirmi. Interessante come cosa. Allora io sinceramente la strada cioè non la so ovviamente. E nulla, direi di proseguire. Tra l'altro ragazzi, ho visitato i percorsi dell'altra volta, cioè il percorso dell'altra volta, perché era uno giustamente. E mi stava andando via la voce. E ho visto che c'erano parecchie cose interessanti. C'era una casa nella quale poter catturare un Pokémon Delta, che però era randomizzato. Infatti a me è venuto fuori Walrein. Ma va bene lo stesso. Ho preso un sacco di super pozioni e quindi nulla ragazzi. Padre, figlio e spirito santo, mi avete detto che sta palestra è difficile. Io prego l'anima di non beccare leggendari tipo Darkrai e Gesù bambino col bue e l'asinello dal capo palestra. Se non è finita. Oh, Leech Seed, che bello. Flamethrower Spikes, ok, non posso cambiare Pokémon praticamente. Tu questo mi stai dicendo. Ecco raga, la cosa bella del nostro Mimikyu, che poi è un Quagsire, io andrò in confusione, è che con Flame Charge possiamo boostarci la velocità manco fossimo una gazzella nel Sahara. Quindi la cosa figa è che possiamo essere tipo straveloci. Come vedete siamo più veloci di un Tropius, nonostante Quagsire sia tipo una MSC crociere in fatto di velocità. Detto ciò ragazzi, dopo questo paragone che fa invidia Boccaccio, Petrarca e chi era l'altro? Ah, Dante giustamente raga, attenzione alla conoscenza della poesia. Possiamo proseguire, avete visto che la squadra l'ho allenata, non vi sto a far vedere i cambi del team. Raga, proseguiamo in sta palestra perché altrimenti non ce la famo. Ma come? Ma come sono già arrivato raga?
Ma aspettate, aspettate. No, non voglio. Allora, io ho paura. Fatemi affrontare gli allenatori qua in giro che sono sicuramente più deboli del capo palestra. Ora, noi siamo arrivati da questo albero, ok? Teniamolo più o meno a mente, ragazzi. E poi andiamo a sfidare il capo palestra. Però, raga, prima assolutamente devo tornare all'inizio del gioco. Mi piace sta cosa. Dicevo, prima devo assolutamente allenarmi perché altrimenti non ce la si fa. Tra l'altro, noto con piacere che è tutto dannatamente storto da queste parti. Ora, se io vado da questa parte, dovrei poter accedere a questi alberi qua. No, raga, vorrei vedere se ci sono altri allenatori in giro perché altrimenti... Oh, ok, perfetto. Dicevo, perché altrimenti rischiamo di arrivare dal capo palestra veramente con l'acqua alla gola e sinceramente non ci terrei. Visto che a quanto mi avete detto dovrebbe essere a livello 35 massi. Sì. Sto affrontando Harry Potter col mantello dell'invisibilità. Mi piace sta cosa. Oh, grande Queen che inizia a far flinciare Gesù Cristo. Aircutter. Penso di aver appena dato della divinità a un Sigilif. Vedi di morire e non sostituirti mai più al divino merda. Grazie, ci siamo capiti. Ok, 1400. Madonna quanto sarei. Pyroar. Pyroar, vai Serena, è il tuo momento. Signori miei, Serena, spruzzamelo tutto, ti prego. Vai così di cattiveria. Mamma mia. No. C'hai la madre un po' meretrice? Cioè, se, più o meno, no? Menafi! Perché ho tenuto Serena? Perché c'ho un tumore al pancreas? Lily, vai, è il tuo momento! Switchiamo da compagna 10 a compagna 10, raga. Accendo in diretta il condizionatore perché si sta morendo. Cioè, nonostante stiamo arrivando alla fine dell'estate, le temperature quando si registra, raga, è sempre una merda. Come direbbero degli youtuber, non si può registrare col caldo. Non so chi l'ha detto, raga, cioè nel senso è una cosa che ho detto un po' a caso. Voi fate finta che io sia stato zitto perché sapete che quando registro Insurgence sono talmente fomentato che dico un po' di cose a caso, me lo dicono in molti. Buongiorno signor Albero, piacere. Mi sento tanto, raga, il Luke quando sclera nei video al caldo. Ciao Luke, un salutone. Allora, usciamo da questo albero e pensavo di averti già affrontato. E la madonna, me lo stai dicendo proprio così. Oh, mandiamo Lily a sto punto, raga, che era l'unico del team al 35, vi vorrei far notare. E tu c'hai un po' la madre infame. Però muori, 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 muori. Quasi, perfetto. Crunch. Vediamo di capirci, Crocodile, che non è che se sei un crocodillo. Hashtag crocodrillo nei commenti, per piacere. Victini, avevo letto Vivillon. Giuro su Buddha, avevo letto Vivillon. Avevo letto Vivillon. Ok, perfetto. Sono anche dislessico, cieco, miope. Sono tutto quanto, raga, che bello. Tra l'altro, raga, io c'ho tipo degli occhiali che dovrei indossare quando registro. Però non arrivano più perché quelli di ottica avanzi si sono fatti di metanfetamina. No, chi cazzo è che non ho letto? Cos'era? Skermory. Ho letto Skermory. Surskit. Non è che possa andare. Cioè, non è che sia tanto peggio. Ok, sì, sono di tipo erba. Colpisci un'altra volta. Oh, grande Mimikyu, perfetto. Ti ringrazio. Tra l'altro, raga, in sidebar lui starà di merda perché non c'è lo sprite 3D. Mi dovrò arrangiare. Però, vabbè, facciamocene una ragione, raga. Ok, sì, interessante. Non so più dove io sia, però. Raga, vi giuro che se mi sono perso, rido, cioè, veramente. Oh, di qua dove finisco? Ok, perfetto. Queste due zone sono collegate, che okay, mi piace. Tra l'altro, raga, ha molto senso questa, cioè ha molto senso comunque che io mi collego agli alberi che non ci sono, cioè proprio fatta una palestra molto studiata comunque, non volevo dirvelo. Oh, penso di aver affrontato circa tutti gli allenatori, se non sbaglio, quindi direi che possiamo andare verso il capo palestra, che però non era qui in realtà. Dove sono? Ma chi cazzo sei tu? Ma non dovresti essere a cena con la mammina, Cobalion. Bambini di 2 anni che hanno Cobalion. Cioè, voi ditemi se double kick, peck. Ah, cazzo, è vero, Cobalion è anche di tipo acciaio. Pessima cosa. Allora, proviamo ad andare in Mimikyu. Utilizziamo Flame Charge, raga. Double kick, no, stai fermo. No, minchia, tua mamma, scusami, eh. Ah, sì, raga. Stai fermo. Ho lasciato anche dei Pokémon alla pensione. Ecco cosa volevo dirvi. Take down, Reggi, ok, dovresti morire. Mamma mia, raga, che potenza quest'uomo. È stato bullizzato da tutti, ma noi gli stiamo facendo vedere che può essere apprezzato anche lui. Vai Armin, è il tuo momento. Tra l'altro mi sono accorto adesso, vabbè, fa niente. Lasciamo i dissing ai dissing. Twinidol, vai così.
Ah, tra l'altro mi avete detto che doppio ago. Un'altra cosa che mi avete detto nei commenti, raga, continuate così con i suggerimenti, perché mi piace davvero come sta andando questa serie a livello di partecipazione, perché non state spoilerando nulla di importante, e se lo fate siete riguardosi. Mi piace, raga, rispetto alle altre volte che giocavo a Fangame, che dovevo bestemmiare come Arfaina. Questa volta vi ringrazio davvero, perché è un piacere, è un piacere. Guarda, sembra un cazzo di politico, Gentiloni proprio, raga. Livello 35 per Serena, siamo pronti per il capo palestra. Penso almeno, cioè, nel senso, questa strada è un vicolo cieco, io ho cannato albero. Cioè, proprio che sono andato su quello sbagliato. Buongiorno, ok, perfetto, da questa parte possiamo proseguire, salve piglia mosche. Torna a fare le disinfestazioni di massa, che non è il pilota, ma è... cioè, è il verbo. Cioè, non è il verbo, è il nome. Non mi piace sta cosa. Non mi piace sta cosa. Non mi piace perché non ho pozioni. Raga, taglio e torno qua. Sì, mi sono giocato male con le tre pozioni, sono un coglione. Ok, ragazzi, eccoci qua davanti al capo palestra. Ragazzi, prima di iniziare volevo dirvi che ci sono un sacco di feature, per l'appunto, da fare qua dentro. Però vedete, come potete notare, io per avere le pozioni rimango sempre senza soldi. Ho 81 poké. Non mi ci pago neanche il biglietto per andare alla città che sta lì, proprio fuori da casa mia. Quindi, ragazzi, purtroppo io non ci posso fare nulla. Quando avrò abbastanza soldi, si spera il più presto possibile, cercherò di svolgere più funzionalità possibile di questo gioco. Detto ciò! Come va? Il mio nome è Xavier. Alleno Pokémon come professione. Sì, certo, come gli YouTuber. Bravo, bravo, bravo. Guadagno i soldi, mio padre fa il muratore, 1500 euro. Sì. Affrontami, va. Questo episodio qua sto andando, raga. Sto partendo per la stratosfera. Capo palestra, Desiduai vuole combattere. Manda in capo Shinx, ok. Oddio, oh. Che figo. Questo è bello, questo mi piace. Di che cazzo di tipo sei? Tipo roccia, ma serio? Questo era... tipo veleno? Veleno roccia? Ma serio? Ma che figata! Ma mi piace un casino, raga. Tra l'altro, cioè, veramente dovete spiegarmi perché Insurgence predicta le cose. Ha predictato Mimikyu, ha predictato Desiduai. Cioè, raga, è allucinante sto gioco. Ok, allora, takedown al posto di... Di retaliate. Nemesi. In italiano, non so come si pronunci. Questo è forte. Questo è decisamente forte, raga. Provo a mandare Ono. Provo a mandare Ono e me la gioco tattica. È vero, di tipo lotta. Mi hai fatto un favore, figliolo. Ora, calma. Oh, se io mandassi Armin, tecnicamente dovrebbe reggere perché ha buone difese ed è di tipo acciaio, giusto? A meno che non mi faccia una mossa di tipo lotta. Ah, ma sei confuso. Ottimo, mi piace sta cosa. Perfetto. Tauros. Ok, perfetto, raga. Armin è la scelta perfetta. Mi viene da piangere. Mi viene seriamente da piangere. Boh, mandiamo Mimikyu, che devo fa? Work up! Tua sorella infa... Oddio, cos'hai? Che cazzo ha? Fermi, perché ha perso vita? Fammi vedere. Oh, io gli uso... Ah, c'ha... Perché dovresti avere fango pece? Scusami, Questa cosa qua non ha molto senso. Pursuit, regi... No, Pursuit! Questa fa male. Questa non mi piace. Ok. Rest in peace, adesso t'ammazzo. Allora, fermi. Bustiamoci un attimo la velocità adesso che sta dormendo. Ok, raga, non posso switchare perché se c'è Pursuit mi manda giù. Però occhio, adesso dovrei essere più veloce. Sì, perfetto, grande Mimikyu, mi piace così. Olè, Jolteon. Ok, per ora ci sta andando davvero bene, raga. Non vorrei che alla fine ci avesse un Dialga allucinante che mi apra il culo. Allora, Slash, Thunder Wave, ah, infame. Ah, infame. Thunder Wave, no. Thunder Fang, no, stai fermo. Ok, perfetto, questo è andato giù. Livello 36. Ivisaur, Mimikyu, vai. Perfetto.
Devo realizzare che Mimikyu, raga, non è di tipo spettro folletto, ma è di tipo... Raga, sono un cretino, dovevo immaginarmi le ste situazioni. Ok? Spero che lo mando giù. Graf, growth, non graph, raga, madonna, raga, non so più parlare. Ho fatto un misto tra erba e crescita in inglese, Dio mio. Cosa? Mystical fire. Stai scherzando? Jesus shot magical fire. Allora, lui è fisico, quindi no, ma mystical fire non l'ho mai sentita. Kadabra. Posso utilizzare Tiff? Sai cazzo, stai fermo? Wow. Raga, meno male che sta palestra doveva essere difficile. Penso che abbia fatto molto la randomizzazione, ma gli ho aperto letteralmente il culo. Ok, perfetto. How did you like my Beedrill? Questa si... Come si chiama Mega Evolve? Ah, ok, ok, ce l'ho. Lui tecnicamente avrebbe dovuto avere un Beedrill che si Mega Evolve, invece c'è un Lapanni. Penso che le Mega Evoluzioni allora siano randomizzate con le... Coppa dei Pirla. Non riesco a parlare. Dicevo, penso che le Mega Evoluzioni siano randomizzate con le Mega Evoluzioni. Ok. Sì, Veleno Shock, molto utile. Buona fortuna, grazie anche a lei. Perfetto, possiamo proseguire. Usciamo, io c'ho paura che mi arrivi Damien a tipo semi-stuprare. Però no, non so. Che infarto, vaffanculo, che cazzo. Hai una lettera per me? Grazie. Questa lettera è per colui che è stato scelto da Mew. Abbiamo il tuo amico. Ma porca di quella puttana. Ma Damien, ma se c'hai un cancro al cervello. Voi raga non l'avrete visto, però come vi dicevo prima, io e Damien stavamo parlando di Mew e una reclusa ci ha sentito. Ti aspettiamo nella... ci aspettano nella palude. Se non andiamo ci ammazzano Damien. Non che per me ci siano problemi, però sapete, se proprio devo proseguire per la strada, perché qua immagino ci siano i due ragazzi, i due sbaciucchioni che stanno qua a fare le belle cose. Allora, fermi. La voce, Dio, quanti soldi ho? 3581. Allora, perché ci sarebbe, raga, adesso ve lo dico, ci sarebbe una base segreta da comprare che con tot poké ci permette di... le Ultra Ball. Ne prendo due, raga, perché voglio fare una cosa molto interessante adesso. Dicevo, ci dovrebbero essere per l'appunto una base segreta che si trova, adesso vi faccio anche vedere, se la si acquista, raga, si trova qui... E permetterà, tramite anche degli altri acquisti, di comprare un allenatore che servirà molto per il grinding. Quindi sicuramente io lo farò, però per il momento penso di avere altre priorità. Comunque per il prossimo episodio dovremmo arrivare nella palude e lì dovremmo essere a posto. Prima però, ragazzi, volevo farvi vedere assolutamente una cosa che mi è stata consigliata nei commenti. Ora, non fatemi domande. Esatto. Oddio! Oddio, sto malissimo! Sto malissimo! Era quello che si trovava nella casa, mi ha seguito! Quale creepy come allenatore! Sono sinceramente commosso! Ok, raga, ok, adesso vi spiego. Tecnicamente nel gioco originale qua si dovrebbe trovare Rotom. Ovviamente il gioco essendo mi scappa da ruttare, non ho parole. Nel gioco, il gioco essendo randomizzato, ci fa trovare un altro Pokémon, ci fa trovare un Ralts Delta. Tra l'altro non so se avete visto a quale livello, cioè a livello 36, quindi neanche tanto scarso. Raga, se lo catturo con la Quick Ball è bellissimo perché hanno lo stesso colore. Questa è estetica. Sì, preso. Ok, ho fatto una cosa bruttissima, non ho imitato la casa. Come lo chiamo? Electric Ice. Ha molto potere mentale. Non so veramente come chiamarlo. Electric Ice. Lo chiamo... Potrei chiamarlo Pole. Per il polo. Cioè polo nord e polo sud. Perché sono di ghiaccio. Però hanno anche tutte quei campi elettromagnetici. Ora non me ne intendo molto, va bene. Però dovrebbero esserci, quindi il nome mi sembra carino. Ok, perfetto. Magari, raga, fuori parte, sapete cosa faccio? Lo evolvo già in Gardevoir. E vediamo se potrei fare un cambio nel team volendo. Perché, raga, Ono barra Queen sono terrificanti, ve lo posso assicurare. Quindi, raga, probabilmente... Ma soprattutto, ma... Raga, penso sinceramente che andrò a mettere in team Gardevoir al posto di uno fra Ono e Queen, che deciderò io.
Perché i commenti non farò in tempo. Perché obiettivamente Gardevoir sarebbe molto più forte di questi due Pokémon. Quindi ragazzi, direi che per questo video, grazie, non c'è bisogno. Per questo video direi che possiamo concludere qua. Io spero che vi sia piaciuto, se così invito come al solito lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate ai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Rispondete alla domanda del giorno e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed del canale. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.